vite che sono destinate. Esiste questo potere è solo quello che può fare. L'indignamento, anche direi, e soprattutto del popolo italiano. I nostri giovani non hanno altro obiettivo se non quello di entrare in paradiso per avervi ucciso. Un infedele, un nemico di Dio come voi americani, non potrà nemmeno stare nello stesso inferno con il suo giusto esecutore. I nostri giovani sono diversi dai vostri soldati. Il vostro problema sarà quello di convincere le vostre truppe a combattere. Il nostro problema sarà invece quello di trattenere i nostri giovani mentre aspettano il loro turno per la lotta. Con queste parole datate estate 1996, Osama Bin Laden ha dichiarato la jihad contro gli americani che occupano la terra dei luoghi santi. Osama Bin Laden, appunto, lo sceicco del terrore. Secondo il sito dell'FBI, il principe, l'emiro, director. Chi fornisse informazioni utili alla sua cattura riceverebbe in cambio una taglia di 25 milioni di dollari in lire, circa 50 miliardi delle vecchie lire. È l'ultimo tentativo in ordine di tempo fatto dall'amministrazione Bush nel tentativo di catturare Osama. È uno spot televisivo trasmesso in Pakistan. Questo. I terroristi attivi qui in Pakistan hanno ucciso centinaia di innocenti e potrebbero colpire di nuovo. Sarà riconosciuta una ricompensa fino a 25 milioni di dollari a chiunque abbia informazioni utili all'arresto di terroristi o di informazioni che possano aiutare a sventare attacchi terroristici contro cittadini e proprietà statunitensi. Chiamate il numero 0800-23234. Avrete diritto a una ricompensa e al trasferimento vostro e della vostra famiglia. Le informazioni saranno strettamente confidenziali. Non esitate. Un'ulteriore dimostrazione di come questa guerra asimmetrica e anomala sia combattuta anche attraverso i media, ma su questo naturalmente torneremo nel corso della trasmissione. A dicembre del 2004, durante un faccia a faccia, abbiamo rivolto al leader libico Muammar Gheddafi anche una domanda su Bin Laden. Dietro l'11 settembre, secondo lei, c'è solo Bin Laden? Io considero Bin Laden semplicemente come un simbolo, perché il terrorismo ha delle cause profonde. Se non eliminiamo queste cause, ci sarà sempre un Bin Laden. Ecco, ma intanto questo Bin Laden, gli americani non riescono a prenderlo, è normale? Vede, l'Afghanistan è una regione aspra, difficile da dominare. E comunque, anche se Bin Laden verrà arrestato, in Afghanistan ci sarà sempre un altro Bin Laden, fin quando ci saranno le cause stesse della comparsa di Bin Laden. Il 29 dicembre 2001 la scrittrice indiana Arundhati Roy, in un articolo pubblicato sul quotidiano britannico Guardian, si è chiesta: cos'è Osama Bin Laden? È il segreto di famiglia dell'America. È l'oscuro alter ego del presidente americano. Parole dure, affermazioni gravi che costringono a un'indagine ulteriore, e ha continuato. Qualcuno ha detto di recente che se Osama Bin Laden non esistesse, l'America dovrebbe inventarlo. Se non esistesse dunque, l'America dovrebbe inventarlo, ma Osama Bin Laden esiste e dall'11 settembre è il male assoluto, l'incarnazione di Satana, il nemico, anzi è un nemico perfetto, imprendibile e pericoloso. Puntuale e immancabile, immutabile e introvabile, Osama Bin Laden. La primula rossa del terrorismo internazionale, lo sceicco miliardario, il rampollo eccentrico di una dinastia ricchissima.
Sembra un fantasma che riappare, un mostro che continua a far paura, un Satana che si nasconde dietro ogni angolo, in ogni anfratto, in ogni paura, vera o presunta. È come se rappresentasse un film anche di buona fattura, di buona qualità. Ogni volta, a scadenze regolari, torna ad affacciarsi nel salotto buono dell'Occidente con la sua voce che sembra provenire da fuori, fuori da ogni tempo reale e lontano da ogni spazio geografico determinato. Lo hanno cercato ovunque. Hanno analizzato la sua voce, i suoi abiti, i suoi discorsi, le rocce che hanno fatto da sfondo ai suoi video, i pantaloni, gli orologi, i modi di indossare il turbante. Poi hanno esaminato la sua faccia, le possibili malattie, lo hanno dissezionato su un virtuale tavolo anatomico alla ricerca di sintomi, malformazioni, patologie. Ormai sembra un fantasma. Un fantasma che si nasconde nella cupa orografia tra il Pakistan e l'Afghanistan, eppure un fantasma che riappare e che nessuno riesce a braccare. Oggi vivo o eventualmente in futuro morto, Bin Laden rimarrà un'icona potentissima per milioni di persone. È talmente coerente con l'idea di un percorso di tipo antieroico che si può avanzare l'ipotesi che sia in senso narratologico, cioè nell'ambito della costruzione di una storia, l'assoluto archetipo del nemico perfetto. 7 maggio 2003. Una delle mogli di Bin Laden, identificata con le iniziali AS, in un'intervista rilasciata a un quotidiano internazionale arabo, fa due dichiarazioni. La prima: Osama è vivo e non lascerà mai la sua base in Afghanistan. La seconda: la morte di Osama non si può nascondere. Il giorno dopo, 8 maggio 2003, l'arabista francese Ghislaine Allome, in un'intervista al Figaro, dichiara che Bin Laden sarebbe morto in Afghanistan nel dicembre 2001, dopo essere rimasto ferito ad un braccio ed aver subito un'amputazione. Il 10 settembre 2003 passeggia per le montagne come un guerriero medievale. A novembre lo vedono muoversi sul suo pick-up nero tra Kabul e Kandahar, protetto da una scorta dotata di mitra e lanciamissili. A dicembre 2003 gli uomini dell'intelligence sono pronti a giurare che lo sceicco del terrore sia rifugiato nella provincia del Waziristan, a sud di Quetta e a nord di Wana. Sempre a dicembre l'ex segretario di Stato americano Madeleine Albright dice: hanno preso Osama, ma lo nascondono. A metà gennaio 2004 lo intercettano al telefono mentre parla con il leader fondamentalista afghano Gulbuddin Hekmatyar. È in Pakistan, non riescono a prenderlo. C'è chi dice che sia stato individuato grazie al canto di un uccello. Individuato, ma non catturato. Non si potrebbe nemmeno a tavolino progettare un personaggio così straordinariamente corrispondente con le caratteristiche del personaggio malvagio, maligno, da combattere perché rappresenta una minaccia per il nostro mondo. Ma allora, che fine ha fatto Bin Laden? Ipotesi numero uno. È morto. A causa della sua grave insufficienza renale, dice il generale Pervez Musharraf, presidente del Pakistan, nel corso di un'intervista alla CNN del gennaio 2002. Oppure sotto i bombardamenti di Tora Bora, intrappolato fra le macerie dei nascondigli sotterranei, ma mancano le prove. Secondo un giornale pakistano, il Pakistan Observer, nel dicembre 2001 sarebbe stato perfino celebrato il funerale di Bin Laden, che avrebbe avuto gli onori di una sepoltura secondo i riti della setta Wahhabita a cui appartiene. Ipotesi numero 2. È vivo. E la voce del messaggio audio trasmessa dalla CNN l'11 febbraio 2004 sarebbe proprio la sua, come tendono a credere anche alla CIA. Ma se è vivo, dove si nasconde? In Afghanistan, in qualche zona di frontiera, come ha ripetuto il ministro degli esteri afghano Abdullah Abdullah nel corso delle visite in Marocco e negli Emirati Arabi Uniti. Si parla molto del Waziristan o delle zone tribali tra il Pakistan e l'Afghanistan, che sono in effetti zone fra le più inaccessibili del mondo. In Pakistan, come sostengono in molti, magari senza la barba o con i lineamenti modificati da una plastica facciale. In Iran, hanno detto alcuni prigionieri talebani catturati a Tora Bora, ma l'ipotesi non sembra verosimile. In Somalia, Osama sarebbe fuggito in Pakistan e da lì si sarebbe imbarcato su un peschereccio diretto al Corno d'Africa. In Svizzera, secondo alcuni giornalisti pakistani, dove vive un suo fratellastro, che però sostiene di non vedere Osama da anni. Fantasmi, montagne, uccelli rivelatori e telefoni cellulari. Un mondo arcaico e insieme postmoderno. Uno scenario perfetto per un nemico perfetto. Nemico perfetto perché è apparso subito come un oratore capace di esporre in modo appassionante tesi coerenti. Lo ha sostenuto
un professore americano di storia della religione della Divinity School dell'Università di Chicago, Bruce Lincoln. Il 22 ottobre del 2001, durante il Master in Scienze Sociali, ha affermato: il suo carisma risulta del tutto evidente anche a un pubblico occidentale. E allora vediamo se questa affermazione è vera. Analizziamo i video dello sceicco del terrore partendo dal 1996. Montagne dell'Hindu Kush, Afghanistan. Venerdì 23 agosto 1996. Dalla dichiarazione di jihad contro gli americani che occupano la terra dei luoghi santi. Il popolo islamico si è risvegliato e ha capito di essere l'obiettivo principale dell'alleanza sionista crociata e delle sue aggressioni. L'ultima e la più grande delle aggressioni è l'occupazione della terra dei due luoghi santi, le fondamenta della Casa dell'Islam e il luogo della nobile Kaaba, da parte dell'esercito dei crociati americani e dei loro alleati. È chiaro che non esiste alcun dovere più importante che respingere il nemico americano fuori dalla Terra Santa. Credevo, come tutti quelli che ci ascoltano, che il terrorismo fondamentalista nascesse da un povero popolo diseredato, che si prende la rivincita su un Occidente che l'ha umiliato, la rivincita dei dannati della Terra. Una rivincita spaventosa, terribile, ma in fondo una rivincita. Chiaramente non è affatto questa la realtà. I nostri giovani non hanno altro obiettivo se non quello di entrare in paradiso per avervi ucciso. Un infedele, un nemico di Dio come voi americani, non potrà nemmeno stare nello stesso inferno con il suo giusto esecutore. I nostri giovani sono diversi dai vostri soldati. Il vostro problema sarà quello di convincere le vostre truppe a combattere. Il nostro problema sarà invece quello di trattenere i nostri giovani mentre aspettano il loro turno per la lotta. 23 febbraio 1998. Fatwa contenuta nell'atto costitutivo del Fronte Islamico Mondiale per la Jihad. In ottemperanza all'ordine di Dio, emaniamo la seguente fatwa per tutti i musulmani: uccidere gli americani e i loro alleati, civili e militari, è un dovere per ciascun musulmano che potrà assolverlo in qualsiasi paese. Chiediamo anche agli accademici musulmani, ai loro governanti devoti, ai giovani credenti e ai soldati di sferrare un attacco contro i soldati americani di Satana e i loro alleati per dar loro una dura lezione. Io pensavo che gli integralisti, che i terroristi fondamentalisti, fossero innanzitutto dei fanatici, che fossero uomini religiosi, uomini di fede, uomini che combattevano in nome di Dio. Ho scoperto in realtà, entrando nella sala macchine, che prima di tutto erano una mafia, che erano soprattutto dei gangster, gente interessata meno al paradiso e più ai soldi, alle donne, ai fuoristrada e al potere. Dal video del 7 ottobre 2001. Vi giuro che non cederemo mai finché l'ultimo soldato dell'esercito dell'infedeltà non lascerà questa terra. Dio è grande e tutti siete chiamati a questa mobilitazione. Dal video del 3 novembre 2001. La nuda verità è che Bush ha tenuto in mano la croce, l'ha alzata e si è messo a capo del battaglione. Chi si mette in fila dietro Bush in questa crociata trasgredisce uno dei 10 insegnamenti più preziosi dell'Islam. Sembra vero che Bin Laden abbia dunque una riconosciuta capacità oratoria in grado di coinvolgere anche un pubblico occidentale. Il suo messaggio terroristico, violento e pericoloso ha però qualcosa che può o forse solo potrebbe fare breccia nelle menti degli occidentali. Sulla base di questa considerazione, infatti, l'amministrazione Bush impone ai network televisivi americani di non mandare in onda integralmente altri video di Bin Laden dopo il primo, quello del 7 ottobre del 2001. Sette ottobre 2001.
Un paio d'ore dopo l'inizio dell'operazione Enduring Freedom, Bin Laden compare nel primo messaggio diffuso dall'emittente araba Al Jazeera dopo l'11 settembre. Non è solo. A destra, il suo braccio destro, Al-Zawahiri, che parla per primo. A sinistra, il portavoce Abu Ghait. Quando prende la parola, il suo sguardo è fisso verso la telecamera. Forse è il primo prodotto, diciamo così, della cultura islamica che abbia assunto veramente dei connotati globali in epoca moderna. La sua chiave di lettura è fruibile da persone di culture completamente diverse. Anche noi occidentali immediatamente sentiamo e riconosciamo qualcosa in lui. Ci provoca paura e al tempo stesso esercita una sorta di fascinazione. Bin Laden indossa una mimetica non facilmente attribuibile ad un esercito e un copricapo bianco. Sulla sinistra il famoso Kalashnikov che Osama avrebbe preso a un russo ucciso in battaglia. La barba è lunga e brizzolata, gli occhi cerchiati. Al polso destro indossa un orologio militare di fabbricazione americana. Sul quadrante un riflesso tradisce l'uso di luce artificiale. Il microfono è un modello tradizionale, detto a gelato, collegato con un filo al registratore. Le riprese sono effettuate di giorno. Sullo sfondo compaiono delle rocce. Secondo alcuni esperti, il colore e le venature della pietra sono tipiche del territorio afghano al confine con il Pakistan. Il 3 novembre 2001, un nuovo video di 15 minuti. Bin Laden è vestito con una jellaba, cioè una tunica bianca, sopra la quale indossa una giacca mimetica. Turbante bianco e Kalashnikov al fianco. Appare stanco, gli occhi un po' spenti, a tratti gli manca il fiato e deve bere. La barba è più bianca, forse meno tinta. L'inquadratura è a mezzo busto e sullo sfondo un telo marrone cancella ogni traccia dell'ambiente. Non si serve di un microfono. Probabilmente l'audio è affidato alla dotazione della stessa telecamera. All'anulare della mano destra indossa un anello con una pietra scura, assente nel video precedente. Al polso un orologio diverso da quello del primo video e con il quadrante vistosamente rivolto verso l'interno del braccio. Il tono della sua oratoria è in crescendo. Il suo stile di comunicazione è molto semplice, molto immediato, molto trasversale e quindi riesce in qualche modo a catturare l'interesse anche di culture diversissime fra di loro. E in questo senso è assolutamente un prodotto globale. 26 dicembre 2001. In un terzo video diffuso da Al Jazeera, Bin Laden compare sempre in giacca mimetica, con il Kalashnikov questa volta alla sua destra. È dimagrito e visibilmente più stanco, forse sofferente. Esperti notano che non muove il braccio sinistro, nonostante sia mancino. Forse è l'indizio di una spalla ferita. Sullo sfondo, sempre il telo di juta marrone. Il microfono non appare come già nel secondo video e come nel secondo video, Bin Laden porta l'anello con la pietra scura all'anulare. Il copricapo, invece, è diverso, a righe rosse. A tratti sembra commosso. Certo, Bin Laden si rivela capace ancora una volta di coniugare simboli arcaici del califfato, il mantello del profeta, l'anticristo, con un sapientissimo uso dei mezzi moderni e in particolare con una conoscenza di quello che da lui si aspettano i network televisivi. Nel video diffuso il 16 aprile 2002, Bin Laden compare di nuovo insieme al braccio destro Zawahiri. Appare in buona salute, rilassato, la barba è nera e muove entrambe le mani. Indossa una lunga tunica, ma non ha la mimetica. Ricompaiono rocce sullo sfondo, ma qualcuno dice: attenzione, è un trucco, è un fondale finto. È quella dei trucchi e dei fondali finti, è una realtà che immediatamente entra a fare parte di tutta la vicenda che ruota intorno alla figura dello sceicco del terrore. La guerra fin dal primo momento è una guerra di intelligence, di false e di vere notizie, di depistaggi, di verità costruite ad hoc, di ritratti elaborati con finalità propagandistiche. Ancora il professore americano Bruce Lincoln. Molto meglio mantenere Bin Laden nella condizione di uno stereotipo da fumetto, il mullah folle, il fanatico dagli occhi spiritati. Ma Osama Bin Laden è veramente solo uno stereotipo da fumetto? Insomma,
Chi è Osama Bin Laden? Osama è innanzitutto un guerriero di Dio, o almeno così vorrebbe presentarsi. Il suo fascino deriva dalla sua sacralità, dalla sua capacità di far risuonare l'antico archetipo del cavaliere medievale. Osama Bin Laden è sicuramente innanzitutto una figura bellica, una figura di combattente. In questo senso si può dire che riprende e realizza in chiave moderna antiche leggende, antiche figure storiche che appartengono alla tradizione musulmana. Esaminando alcune immagini lo si capisce. Osama nella grotta accanto ai suoi seguaci. L'atteggiamento è quello del combattente saggio. Seduto in meditazione, la mano sinistra raccolta nella destra, gli occhi rivolti verso il basso. L'atmosfera è sacrale. Eppure non si tratta di una spiritualità fine a se stessa. L'arma al suo fianco esprime azione, aggressione se necessario, urgenza di realizzare una missione. In sintesi, ci troviamo di fronte ad un guerriero sacrale. Per milioni di musulmani nel mondo, Bin Laden è diventato simbolicamente il punto di coagulo di speranze, di attese messianiche e anche di idee millenaristiche legate al Mahdi che combatte l'anticristo. L'Islam prevede un anticristo, il Dajjal, un personaggio molto cattivo che riuscirà a soggiogare la gran parte del mondo e contro il quale si leverà un guerriero formidabile aiutato da Dio, il Mahdi, che è talora tradotto Messia, ma che non è esattamente quel personaggio chiamato Messia in altre tradizioni religiose. Un personaggio mitico dunque che sembra voler affondare le sue radici direttamente nella storia del suo popolo, o almeno in quella parte di storia in grado ancora di riscaldare gli animi, di rinfocolare la speranza del riscatto e di rinforzare l'ipotesi della rivincita, senza trascurare però la capacità di incidere ugualmente sulle menti occidentali, anch'esse facilmente seducibili dall'immagine della crociata del bene contro il male. Ma i riferimenti storici di Bin Laden potrebbero non finire qui. La nostra analisi ci riserva ancora delle sorprese. Attenzione! Osama vorrebbe presentarsi ai nostri occhi di occidentali come Francesco d'Assisi. Con una provocazione culturale di cui mi rendo conto e di cui sono consapevole, si potrebbe tentare in chiave semiologica, quindi di analisi delle modalità di presentazione e comunicazione di un simbolo, si potrebbe tentare un parallelismo fra lo stile di Osama Bin Laden e quello che possiamo chiamare lo stile francescano. In molte foto compare chiaramente come un uomo che ha scelto uno stile di vita semplicissimo e spartano, pur provenendo da un ceto sociale elitario e disponendo di ingenti risorse finanziarie e personali. I contenuti di San Francesco sono esattamente l'opposto degli orrendi contenuti di violenza che porta presso le culture con cui ha a che fare un personaggio come Osama Bin Laden. Però la forma espressiva, i simboli, il modo di rapportarsi in qualche modo sono simili. Per milioni di musulmani poveri che affollano molti paesi, si tratta di una scelta coraggiosa e nobile che fa di Osama un simbolo capace di suscitare un forte processo di identificazione. Insomma, Bin Laden vuole essere per il mondo musulmano qualcosa di metaforicamente simile a ciò che San Francesco ha rappresentato per il mondo cristiano del suo tempo. Entrambi personaggi potenti e perfettamente inseriti nell'establishment della propria epoca, che in nome di un ideale religioso decidono di farsi combattenti e di inseguire l'obiettivo di una vita in perfetta povertà e in armonia con il proprio Dio. Che cos'ha di, virgolette, francescano Osama Bin Laden? È
È una figura che punta tutto sulla determinazione, sulla convinzione, sulla passione per quello che dice di voler fare e sulla semplicità. Il suo messaggio di ritorno alle origini, di ritorno alla purezza, vivere in una tenda, nutrirsi di poche cose, affrontare le intemperie a cuor leggero, è come se con il contrasto tra il suo stile semplice e il comportamento corrotto e decadente dell'establishment musulmano di oggi, lui volesse riproporre in modalità criminale, ma comunque riproporre quel tentativo di rinnovamento e di ritorno alle origini che fu portato avanti con grande successo da San Francesco. Quindi i due stili di comunicazione, paradossalmente, per quanto strano ci possa sembrare, in qualche maniera si assomigliano. Naturalmente una tesi molto provocatoria, raccontata, espressa dallo psicologo Alessandro Amadori in questo libro, Bin Laden, chi è, cosa vuole, come comunica lo sceicco del terrore, pubblicato dall'editore Scheinwiller. Una tesi che riportiamo proprio perché riteniamo necessario analizzare, se possibile anche capire, i meccanismi perversi che contribuiscono a fare dello sceicco del terrore una specie di eroe negativo, ma anche di un eroe terribilmente affascinante. Ma se paragone è possibile, quello più diretto e più calzante forse è quello tra Osama e Mefistofele. In Osama gli opposti convivono. Si incontrano e si intersecano il santo e il diavolo, il ricco e il povero, il guerriero e l'asceta, l'occidentale e l'orientale. E proprio in ciò abita la sua pericolosità per il mondo moderno. Duro, aggressivo, spietato. Ma anche suadente, eroico, lo spadaccino in difesa dei deboli. Arcaico fin nel midollo della sua immagine. Moderno nelle tecnologie della sfida. E dunque sfuggente e seducente al tempo stesso. Un'altra caratteristica di Osama Bin Laden è che in lui si può ritrovare, in essere, in azione, l'idea alchemica della coincidenza oppositorum come base, come chiave della seduzione. Dio e Mefistofele in lui, in qualche misura, vengono a sovrapporsi e ciò gli dona, agli occhi dell'opinione pubblica musulmana, una carica seduttiva difficilmente confutabile. È un personaggio con doti ipnotiche, ha uno sguardo magnetico e il magnetismo e la capacità di assumere il controllo delle menti altrui è una delle caratteristiche assegnate appunto a Satana nella tradizionale analisi che se ne fa nella cultura occidentale e non solo in quella occidentale. Ma questa opera di seduzione quanto incide anche sugli occidentali? Quanto incide dunque Osama Bin Laden sulla coscienza degli occidentali? Quanto la rete del terrorismo di Al-Qaeda, quanto il tragico attentato alle Torri Gemelle di New York. Non è facile trascurare il ricordo delle vittime degli infiniti attentati rivendicati dai terroristi in nome dello sceicco del terrore. Eppure si deve cercare di andare avanti e calcolare il costo culturale che il terrorismo infligge alla modernità. Per questo vogliamo fare una sorta di esperimento. Che cosa è successo all'indomani dell'11 settembre del 2001, una volta superato lo sconcerto per quelle migliaia di persone che hanno perso la vita nelle Torri Gemelle di New York? Poche ore dopo la tragedia, tramite la rete di internet, viene diffusa una foto in cui sembra scorgersi nel fumo una sagoma inquietante, quella del diavolo. La foto è stata scattata dal fotografo freelance Mark Phillips. Naturalmente non dimostra nulla, se non che la mente umana può stabilire connessioni e trovare coincidenze in qualunque circostanza. Si pensi solo alle svariate possibilità di vedere qualunque cosa nella corsa delle nuvole in un cielo autunnale. Questa gente, questi nuovi terroristi, si inseriscono nell'esatto punto di congiunzione tra due mondi. Non vengono dall'universo musulmano, nascono dalla congiunzione tra mondo musulmano e mondo occidentale. Sono il prodotto di un incontro mancato, il che significa che questi personaggi pongono ovviamente degli interrogativi all'Islam, perché è da là che provengono, ma pongono degli interrogativi anche all'Occidente e pongono degli interrogativi anche a noi. Ci guardano.
Il 12 settembre, il giorno successivo alla tragedia, sempre sulla rete internet, viene diffusa la seguente profezia attribuita a Nostradamus. I versi sono i seguenti. Nella città di Dio ci sarà un gran tuono, due fratelli fatti a pezzi nel caos. Mentre la fortezza resiste, il grande leader soccomberà. La terza grande guerra comincerà quando la grande città brucerà. La quartina è falsa. È stata scritta da Neil Marshall, uno studente canadese in vena di tragiche burle. In ambito cattolico, qualcuno ha sostenuto che il messaggio della Madonna di Fatima relativo al terzo segreto non sarebbe quello reso noto dal pontefice di Roma, ma riguarderebbe la tragedia di Manhattan. Suor Lucia, la veggente di Coimbra, è intervenuta pubblicamente per smentire l'interpretazione. Io penso che l'obiettivo di Bin Laden, più che fare un grande numero di vittime, fosse mettere in crisi il nostro sistema di rappresentazione simbolica. Oggi abbiamo assistito ad una tragedia nazionale. Due aerei si sono schiantati contro il World Trade Center. Tutto questo fa pensare ad un attacco terroristico contro il nostro paese. Una televisione libanese ha diffuso la seguente notizia. Nessuno dei 4.000 cittadini ebrei normalmente impiegati in un'attività nelle Torri Gemelle si è presentato al lavoro il giorno 11 settembre. Avvertiti dai servizi segreti israeliani, gli ebrei si sarebbero salvati. La notizia è falsa. Quel giorno sono morti 110 cittadini israeliani e centinaia di ebrei americani. Pare che uno degli aerei usati dai terroristi per distruggere una delle torri avesse come sigla di navigazione Q33 NYC USA. Ebbene, se come ha fatto qualcuno, si traduce questa combinazione di numeri e lettere con un tipo di carattere presente in qualunque computer, anche portatile, il font Windows, si ottiene la seguente concatenazione di simboli. Aereo, torre, torre, teschio, stella di Davide. Mano a significare ok, tutto bene. Croce cristiana, goccia di sangue. Mano a significare vittoria. Ora, nessuno degli aerei coinvolti nella tragedia aveva una sigla come quella enunciata. Le due torri in realtà sono due fogli di carta. Le possibilità di combinazioni diverse in un alfabeto di simboli sono infinite, quasi quanto la fantasia della mente umana. Un intellettuale italiano, Massimo Cacciari, un giorno dopo l'11 settembre, si è imbattuto nell'immagine di un sigillo del Savonarola in cui è raffigurato il braccio armato di Dio che esce dalle nubi e colpisce due strutture al suolo, una a forma di torre e un'altra a forma di pentagono. Cosa vuol dire tutto ciò? Probabilmente nulla. Probabilmente si tratta di una pura e semplice coincidenza. È crollato in questo momento. Penso che stiate vedendo le immagini. La parte centrale della sezione E del Pentagono è crollata per i danni provocati dall'incendio e dall'impatto. Ci sono macerie ovunque. È crollato tutto. L'editorialista del quotidiano cattolico Avvenire scrive: non è dato chiudere le orecchie alla profezia di Muhammad, che vide il muro di ferro costruito da Alessandro in Afghanistan sgretolarsi e le orde di Gog e Magog bere, prosciugandole, le acque del Giordano. Tempus ruit, mundus senescit. Fu scritto che, presso la fine, il tempo avrà un'accelerazione maligna, come inghiottito dal gorgo. Insomma, nella rete dei simboli l'Occidente ci è caduto in pieno. Abbiamo visto il diavolo nel fumo delle torri. Abbiamo creduto a una falsa profezia di Nostradamus. Abbiamo scomodato la veggente di Fatima. Abbiamo accusato gli ebrei. Ci siamo lasciati affascinare da una lettura informatica, informatico-esoterica, fino ad arrivare all'immagine dell'Apocalisse. Colpiti dunque non solo fisicamente con le vittime delle Torri Gemelle, ma anche impietriti dalla paura per un nemico emerso dal passato. Ma quello stesso nemico maneggia con destrezza il moderno e le sue tecnologie. Alhamdulillahi Rabbil Alameen,
L'investimento maggiore dei gruppi islamici è in Internet. Il successo maggiore di Osama Bin Laden? Essere riuscito a scatenare una vera e propria guerra tra le televisioni del mondo per aggiudicarsi i suoi proclami. La prova della vittoria della strategia mediatica di Al-Qaeda. Le centinaia di giovani musulmani che vengono reclutati online e vanno in Iraq per immolarsi come martiri. A parlare così è Omar Bakri, ambasciatore ufficioso di Bin Laden in Europa. Parla con la sicurezza e la soddisfazione di un protagonista. E ha ragione. La guerra del terrore di Bin Laden mira principalmente a condizionare la psiche umana, per conquistare l'animo degli aspiranti combattenti islamici e per terrorizzare la mente dei nemici. Bin Laden ha capito che la guerra contro gli infedeli, gli ebrei e i crociati la si può vincere prima ancora di far esplodere le bombe. Come? Usando la tecnologia. Un suo portavoce, Ahmad al-Wasik Billah, ha annunciato l'inaugurazione dell'università online di Al-Qaeda per le scienze del jihad. Offre specializzazioni in jihad elettronico, jihad psicologico, tecnologia degli esplosivi, tecnologia delle autobomba. Internet è la nuova frontiera del terrorismo islamico. È indubbio che ai più appaia inverosimile che i feroci burattinai del terrore e i sanguinari kamikaze possano essere figli della più sofisticata tecnologia informatica. Si tratta purtroppo di un dato di fatto che smentisce il luogo comune secondo cui il fanatismo religioso e la modernità sarebbero incompatibili. Al contrario, nel nostro mondo globalizzato anche il terrorismo islamico si è emancipato, appropriandosi degli strumenti propri della globalizzazione. E questi strumenti, come abbiamo visto, si avvalgono delle più moderne e costose tecnologie. Su Repubblica del 22 maggio del 2003, a pagina 4, un titolo, questo. Il terrore diventerà globale. E parte la grande sfida tra i Marines e il fuggitivo, con numerosi colpi di scena fino a quello più clamoroso del 28 febbraio del 2004. La notizia è di quelle clamorose che però attendono ancora conferme ufficiali. Il capo di Al-Qaeda, il principe del terrore Osama Bin Laden, il ricercato numero uno dagli Stati Uniti e anche dalla polizia pakistana, sarebbe stato catturato tra le montagne al confine tra Afghanistan e Pakistan. Osama Bin Laden catturato. Anzi, no. Dopo una mattinata concitata, nella quale le notizie si sono rincorse da un capo all'altro del pianeta, ecco la smentita ufficiale del Pentagono. Non è vero. Su questa vicenda, su questo fatto, un inseguirsi, un accavallarsi di notizie, di smentite. A diffondere la notizia della cattura del capo di Al-Qaeda è stata nel primo mattino la radio iraniana. L'emittente radiofonica ha affermato che il ricercato numero uno del terrorismo internazionale sarebbe stato preso nella zona tribale al confine tra Pakistan e Afghanistan. Gli Stati Uniti lo avrebbero preso molto tempo fa. Per almeno due ore nessuna conferma, ma neanche smentite. Mentre c'è chi fa notare che in passato sono state già diffuse voci, rivelatesi poi infondate, di una cattura di Bin Laden. Non c'è nessuna certezza che il terrorista numero uno al mondo sia stato realmente catturato. La notizia che ha già fatto il giro di mezzo mondo inizia a sgonfiarsi. Fino alla smentita di un alto funzionario del Dipartimento alla Difesa americano, che ha definito la notizia un altro segno della tensione sull'argomento. Una tensione che forse non si è mai attenuata, se è vero come è vero che a intervalli regolari e mai casuali le notizie non verificate tornano ciclicamente a occupare le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Un altro caso clamoroso alla vigilia delle elezioni americane del 4 novembre del 2004,
i messaggi dello sceicco del terrore tornano a influenzare la politica dell'Occidente con la stessa tempistica di una bomba a orologeria, ma anche con un dubbio inquietante. Ci sono persone che Bin Laden interpella su ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Persone che, in altre parole, sono i suoi capi, sono i suoi guru. A 3 giorni dal voto negli Stati Uniti, Osama Bin Laden riappare in un video diffuso dalla TV del Qatar Al Jazeera. Si rivolge direttamente al popolo americano e replica ad uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del presidente George W. Bush. La sicurezza degli Stati Uniti non è nelle mani né di Bush né di Kerry, ma nelle vostre. Perché la continuità politica negli Stati Uniti porterà a un peggioramento della situazione. Tunica bianca e ocra, copricapo bianco, il terrorista saudita, che è sembrato in buone condizioni di salute, ha letto un testo preparato con una nuova minaccia. Vi parlo del miglior modo per evitare altre aggressioni, perché la continuazione della politica americana porterà ad un nuovo 11 settembre. C'è una storia che mi ha raccontato uno dei miei interlocutori, che un giorno va a trovare Bin Laden e gli dice: come spiega, caro maestro Bin Laden, che nell'attentato al World Trade Center c'erano dei musulmani, che lei ha ucciso dei musulmani? E Bin Laden: aspetti, che ha intenzione di fare? Mi sta tendendo una trappola? È troppo complicato. Lo chiederò ai miei amici, gli risponderò domani. Come faceva a giustificare coranicamente il fatto che c'erano dei musulmani all'interno delle Twin Towers? Sono sorpreso del vostro atteggiamento. Dopo 4 anni dall'11 settembre, Bush vi imbroglia e nasconde la vera ragione di quanto accaduto. La CIA ha subito esaminato le immagini, ma non ci sono dubbi che si tratti del leader di Al-Qaeda. Il video che è stato diffuso qualche ora prima delle elezioni americane sembra a me e alla maggioranza degli specialisti mondiali genuino e di quella data. Prima di questo video vi erano molti dubbi se Bin Laden fosse vivo o fosse morto. In gran parte questi dubbi sembrano fugati dal video. Gli analisti intendono ricavarne indicazioni sull'epoca in cui sono state girate e sulla strategia che Bin Laden sembra delineare nel messaggio. Ed è proprio quello della strategia di Osama il tassello ancora poco chiaro di tutta questa vicenda. Un aspetto questo che diventa ancora più inquietante se si pone il dubbio su chi sia ora il capo della rete terroristica denominata Al-Qaeda. È davvero lui, Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda? O ne è solo il leader simbolico e qualcun altro nell'ombra tira le fila della rete fondamentalista che cerca di terrorizzare il mondo in nome dell'Islam radicale? Al-Qaeda esisteva prima di Bin Laden ed è stata fondata dal suo maestro Giordano Abdullah Azzam. Ma certamente senza il denaro di Bin Laden e anche il carisma di Bin Laden, perché Azzam non era un personaggio molto carismatico, Al-Qaeda non sarebbe quello che è oggi. In un saggio appena uscito in Francia, chi ha ucciso Daniel Pearl, Bernard-Henri Lévy, avanza un'ipotesi clamorosa. Che Bin Laden, appunto, sia solo l'uomo visibile dell'organizzazione, il personaggio da palcoscenico, ma che le vere menti siano altre. Ci sono persone che Bin Laden interpella su ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Persone che, in altre parole, sono i suoi capi, sono i suoi guru. E tra questi guru c'è Gilani. L'ex imam di Brooklyn, Mubarak Ali Shah Gilani. L'ispiratore segreto, il tutore ufficioso dello stesso Bin Laden.
Bin Laden, ovviamente, è il capo, sicuramente. In ogni caso, è il capo militare di Al-Qaeda, incontestabilmente. È sicuramente il capo, l'uomo che controlla le finanze di Al-Qaeda. Tutte le persone che conoscono un po' questo ambiente sanno benissimo che non è un capo spirituale, che non è un ideologo, che è un individuo che non conosce il Corano. Più di lui lo conosce il rettore del seminario teologico di Binori a Karachi, il Mufti Nizamuddin Shamzai. Quando si entra a Binori Town, cosa che io ho fatto, e probabilmente sono uno dei pochissimi occidentali che è riuscito a entrare in questo luogo, si scopre un altro volto di questo seminario religioso. Si scopre in effetti l'indottrinamento ideologico. Si scoprono luoghi, basi di formazione militare. Si scoprono uomini che hanno fatto spesso da giudici di pace, da mediatori nei conflitti tra i vari gruppi jihadisti pakistani che si contendono lo spazio pubblico pakistano. Ed è proprio qui che, secondo Henri Levy, potrebbero avere il loro centro operativo le fazioni più radicali dei servizi segreti pakistani, a Binori Town, un centro religioso dove, entrando, si scopre un luogo in cui i capi di Al-Qaeda e probabilmente lo stesso Bin Laden vanno a rifugiarsi quando sono malati e devono farsi curare, perché sanno che è un santuario e che la polizia pakistana e i servizi segreti pakistani non oserebbero mai andare a cercarli là. Altri ancora sostengono che Osama sia solo il danaroso e munifico organizzatore della rete terroristica, ma che la vera mente sia il suo vice, il dottore, l'egiziano Ayman al-Zawahiri, che ogni tanto gli compare a fianco nei videomessaggi che proclamano la guerra santa. È probabile che dal punto di vista ideologico il vero capo di Al-Qaeda sia il medico egiziano Ayman al-Zawahiri, e che Bin Laden, anche dal punto di vista militare, si limiti a dare delle direttive molto generali ai comandanti sui vari teatri di operazione. Ma al-Zawahiri è forse qualcosa di più dell'eminenza grigia e dell'erede di Bin Laden? È già in tutto e per tutto il vero capo di Al-Qaeda? Insomma, è al-Zawahiri il capo del terrorismo islamico? Se così fosse, Osama Bin Laden sarebbe solo l'uomo dello schermo, la vetrina del terrore da esibire ogni volta che le circostanze internazionali ne richiedono l'opportunità. Ma c'è ancora un altro interrogativo da porsi, un interrogativo forse ancora più importante. Osama Bin Laden, è ancora lui il nemico? E se il nemico non fosse lui? Se non fosse più lui il grande vecchio del male da combattere e da sconfiggere ad ogni costo per far trionfare la libertà e la democrazia in ogni luogo del mondo. Credo che in questi due anni stiamo assistendo alla fase discendente della parabola di Osama Bin Laden, e quindi è probabile che prima o poi ci imbatteremo nella fine di questo nemico perfetto, forse per lasciare il passo e il segno ad un nuovo grande nemico perfetto. Se così fosse, alcuni indizi potrebbero arrivare a conferma. Innanzitutto, dopo la cattura di Saddam Hussein in quel fosso trasformato in bunker, in Iraq sono nati nuovi feroci antagonisti, da Muqtada al-Sadr ad al-Zarqawi. Zarqawi, nel suo modo, che è molto più rozzo di quello di Bin Laden, ha imparato ad usare il mezzo televisivo, pensiamo alle decapitazioni di ostaggi in diretta, e attraverso una via che non è quella del gelido distacco di Bin Laden, ma è quella dell'orrore del sangue, si è imposto a sua volta alle reti televisive, soprattutto americane, come la nuova incarnazione del terrore e del male assoluto. E sempre in Iraq le nuove elezioni hanno portato ad una vittoria schiacciante degli sciiti di al-Sistani, un eminente capo spirituale che ha subito dichiarato che le nuove regole dovranno ispirarsi al Corano. Ha scritto Khaled Fuad Allam su Repubblica del 19 febbraio 2005. È come se una sacralità si scatenasse contro un'altra per preparare il terreno non solo a una guerra civile, ma anche a una guerra di religione all'interno dell'Islam. E poi c'è l'Iran degli Ayatollah, in cima alla lista dei paesi dell'asse del male, secondo la catalogazione dei neoconservatori americani. Il problema è diverso, perché la cultura sciita è diversa da quella sunnita, è diverso perché Bin Laden rappresenta un'organizzazione privata, per quanto probabilmente con un numero di armi da fare invidia a parecchi stati, e l'Iran rappresenta uno Stato sovrano riconosciuto dalle Nazioni Unite. In Iran
Il mondo libero condivide un unico obiettivo. Per il bene della pace, il regime iraniano deve porre fine al supporto che offre al terrorismo e non deve mettere a punto armi nucleari. Per salvaguardare la sicurezza delle libere nazioni, non è possibile escludere permanentemente alcuna opzione dal tavolo. Certo, è difficile per l'Occidente essere attivo contemporaneamente su troppi fronti. Non credo però ad una saldatura globale fra l'opposizione sciita all'anticristo americano e l'opposizione sunnita. I prossimi 15 anni, avverte l'ultimo rapporto del National Intelligence Council, che raccoglie sotto l'egida della CIA gli analisti delle diverse agenzie di intelligence americane, rivoluzioneranno la mappa mentale che abbiamo del mondo. Non necessariamente per il meglio. Mai, dal 1949 ad oggi, avverte il rapporto, il mondo ha vissuto una situazione più fluida e più incerta. Mai la sensazione di insicurezza è stata così pervasiva e così intensa. L'arcipelago dell'intelligence americana individua nel mondo la tentazione di isolare gli Stati Uniti o quantomeno di condizionarli. Il capitolo più spinoso di questo lavoro è la competizione per l'energia. In una parola, per il petrolio. E il Medio Oriente è al centro di quella fascia che, partendo dal sud-est asiatico, attraverso l'Africa subsahariana fino all'Asia centrale, concentra i maggiori rischi del futuro probabile. È la fascia dei paesi emarginati dal vento della globalizzazione, dove cresce una disoccupazione giovanile senza speranza e dove è più marcato il fenomeno mondiale dell'identità religiosa. Sono i paesi in cui si alimenta il terrorismo, compagno inseparabile dell'insicurezza mondiale del prossimo futuro. Per la CIA il modello di Al-Qaeda è ormai obsoleto, come è finito il tempo dei Mujahideen, reduci dall'Afghanistan. I reduci della guerriglia irachena si spargeranno in una rete di cellule strettamente connesse via internet, ma geograficamente lontane una dall'altra e anche dallo stesso Medio Oriente, impossibili da colpire con operazioni contro basi fisse e stati complici. Un terrorismo che affinerà le proprie tecnologie, ma di cui la CIA e i soci temono soprattutto l'originalità della pianificazione di attacchi simultanei a largo raggio.